Siamo alle porte della capitale. Questa è Trigoria, il regno della Roma del nuovo millennio. Questi sono i locali della dirigenza. Al piano terra i mitici e inviolabili spogliatoi dei giocatori. In quest'altra palazzina c'è Roma Channel e la sala stampa. La cappella per la messa prima della partita. E al piano di sopra le stanze dove i giocatori dormono nei ritiri. Dietro il cuore verde di Trigoria, i campi per l'allenamento e per la squadra primavera. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Oggi la Roma è campione d'inverno, proprio come nel 1983, l'anno del secondo scudetto. Ma cosa è cambiato in questi 18 anni? Da 19 giocatori si è passati a 29. Nell'83 c'erano due stranieri, oggi gli stranieri sono 13. L'allenatore della Roma nell'83 era Nils Liedholm, oggi è Fabio Capello. La Roma dell'83 era composta da grandissimi giocatori e la cosa più importante, la differenza, è che quella Roma vinse il campionato. Noi siamo solo in testa per adesso e quindi abbiamo ancora molta strada prima di arrivare in fondo. Nell'83 il presidente della società era Dino Viola, oggi è Franco Sensi. Il re di questo regno? Nell'83 Falcao, oggi Totti. E poi il re leone, Gabriele Omar Battistuta. Queste sono le loro automobili. Il calcio è cambiato tantissimo, gli interessi sono diversi, le pressioni sono diverse e soprattutto siamo una società che siamo entrati in borsa e siamo in borsa. La Roma è in borsa dal 23 maggio dello scorso anno. È la seconda società, dopo la Lazio, a intraprendere questa avventura. Vengono immesse sul mercato 13 milioni di azioni, pari al 29% del capitale sociale. È cambiato lo sponsor, anzi, oggi sono due. Il pubblico romanista è appassionato e fedele. Nell'83 gli abbonamenti erano circa 30.000. Oggi hanno raggiunto il record assoluto nella storia della società, 41.500 per la stagione 2000-2001. Ma la vera novità della Roma di oggi è Roma Channel. È un canale tematico che trasmette gli allenamenti, le conferenze stampa della squadra e da uno studio virtuale interviste esclusive a giocatori e allenatore. Nell'83 la Roma è campione d'inverno, con 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte in 15 partite. La Roma di oggi è campione d'inverno con 12 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte in 17 partite. Ha 6 punti di vantaggio su Juventus e Lazio. Io credo che sia più difficile inseguire che essere primi. Questo è il mio pensiero. Perché primi puoi gestire il vantaggio, puoi anche perdere qualche partita e rimanere primi. Hai da inseguire, devi sempre sperare che quello davanti gli succeda qualche cosa e non sempre questo succede. Quando nel 79 Dino Viola diventa presidente, lascia la sua attività di industriale metallurgico per dedicarsi solo alla Roma. Il primo colpo che mette a segno risulterà quello decisivo. Convince Liedholm, che ha appena vinto lo scudetto col Milan, a ritornare a Roma.
mi ricordo proprio dallo studio, chiamato il signor Lido a Milano. Allora il signor Lido che mi dice: Viola, ingegnere, come faccio? Insomma, me l'aveva promesso, deve mantenere la promessa, deve venire a Roma con me. Però ho detto, lei deve portare a casa Bruno Conti da Genova e dopo comprare un ragazzo da Parma, che era Ancelotti. E siamo andati insieme e le abbiamo comprato. E così è cominciato. Lidholm va subito controcorrente, ripudia il marcamento a uomo e imposta la squadra a zona. All'inizio i risultati sono deludenti, ma Viola è saggio, non fa nessuna pressione sull'allenatore. Così, ritocco dopo ritocco, nasce l'intelaiatura tecnico-tattica che all'inizio del campionato 82-83 è pronta per la grande impresa. Paolo Roberto Falcao è la vera anima di quella squadra. I tifosi lo idolatrano e lo ribattezzano l'ottavo re di Roma. Se si vede anche adesso i videocassette che lui salva sulla porta e va a fare il gol o di testa o di piedi, questo è stato un grandissimo giocatore. Fondamentale risulterà l'apporto di Pietro Virkovod, difensore roccioso e velocissimo. Le straordinarie doti di Virkovod consentono a Lidholm di realizzare sul campo un'intuizione tattica che sarà letale per le squadre avversarie. Lidholm, infatti, schiera un centrocampista, il capitano Di Bartolomei, in difesa. Ma durante la partita, Di Bartolomei, protetto alle spalle dal velocissimo Virkovod, avanza e va a rinforzare il centrocampo. E così abbiamo creato un modo di giocare praticamente con tre difensori, Maldera, Virchow e Nela. Perché Di Bartolomei veniva fuori a giocare a centrocampo anche e così avevamo sempre un uomo in più. E quello non si accorgevano finché il campionato non era finito. L'8 maggio del 1983, a Genova, 41 anni dopo il primo scudetto, la Roma diventa campione d'Italia, battendo l'avversario di sempre, la Juventus. Questo scudetto, in anticipo di una giornata rispetto alla fine del campionato, ci consente e consente a tutti i tifosi romanisti di uscire da un incubo, di allontanare un incubo e di uscire dalla prigionia del sogno. È una conquista che ci riempie di gioia perché riteniamo di averlo vinto in un campionato estremamente regolare ed estremamente esaltante. Una corsetta indolente, tifosi cagliaritani che si sbracciano. È il 12 settembre 1982 e la Roma a Cagliari è senza Falcao e Conti. Comincia con un caldo torrido il 54esimo campionato della squadra giallorossa. Afa insopportabile e dieta del dottor Alicicco, verdure e mozzarella. Intanto nella capitale le radioline gracchiano i resoconti delle partite. La gente sbuffa dal caldo e litiga sui tram. Sul campo cagliaritano la partita è senza storia. Cross di Proasca, Faccini, gol. La sera, quando i romani si godono il risultato davanti alla televisione, anche la voce del cronista sembra sbuffare dal caldo. La segna Iorio dopo un numero di alta classe dell'esordiente Baliccio. Tutto cambia musica la settimana dopo. Si va tutti all'Olimpico contro il Verona. Si gioca in casa. E per i tifosi è il vero inizio del campionato. Ma qualcosa non funziona. Giallorossi appannati, senza idee, imprecisi. Ed anche qualcuno per i tifosi. Ma noi siamo stati fortunati molto. La prima fortuna si chiama Tancredi. La seconda è una traversa. La terza, guardiamola insieme. 1, Tancredi. 2, Virchow. 3, Maldera.
Poi arriva una certezza che si chiama Agostino Di Bartolomeo. Terza giornata, siamo a Genova e le indicazioni di Lidl sono chiare. Io avevo detto, potete andare avanti tutti, meno Virchow. Invece Virchow voleva fare gol, è venuto un contropiede molto veloce, Di Bartolomei non ha fatto in tempo a mettere fuori gioco, Mancini è riuscito a fare gol. È stato un gol che a tutti i portieri danno fastidio. Mentre stoppava la palla io sono venuto fuori dai pali per andargli incontro, lui mentre io stavo camminando ha calciato. È stato un tiro in controtempo, i tiri in controtempo per il portiere sono quelli imparabili. Strana sintonia è quella che si crea tra una città e una palla che gonfia la rete della squadra amata. Soprattutto dopo una partita persa. Se poi questa città è Roma, aspettatevi che pietra e cielo restituiscano a tutti un pezzetto della tristezza dei tifosi. Che si sente nell'aria e si respira, ed è cosa antica questa rassegnazione del tifoso romanista ad essere vicino alla sua squadra, soprattutto nella sconfitta. Ma ad allenare la Roma c'è Nils Liedholm. Lui guarda alle stelle. E quest'anno sembra che gli sorridano. Sì, anche con l'Ascoli la Roma è fortunata. Dopo il primo gol di Proasca è confusione. L'Ascoli pareggia e a decidere la partita è un rigore battuto da Pruzzo. Ma la difesa a zona, congegnata da Liedholm, ancora non ingrana. La mia difficoltà iniziale nel giocare a destra. Però piano piano, lavorando, perché mentre tutti i miei compagni durante la settimana finita l'allenamento andavano via, io rimanevo un'ora con il mio allenatore, con Nils Liedholm, tutte e due a 20-30 metri a calciare solo col destro. Manca una settimana all'incontro con il Napoli e c'è molto da lavorare, ma il barone sa come prendere i suoi ragazzi. Non puoi capire come si lavorava bene durante la settimana con Liedholm, perché lui anche facendo gli schemi e lavorando sotto l'aspetto tattico, lui ha sempre interpretato il lavoro tattico anche sempre con il pallone. Liedholm ci faceva divertire perché il pallone non ce l'ha mai tolto. Due tocchi. Era un piacere rimanere poi con Liedholm. È una squadra sorridente quella che arriva a Napoli. Subisce un gol, ma ne segna tre. Iorio. Nela e gli infiniti tocchi di questa azione. Guardiamola. E potrebbe essere davvero una bella domenica, ma talvolta non basta che una palla giri bene per far sorridere una città. È lunedì e Roma si sveglia a lutto. Ci sono due morti e 35 feriti per un attentato alla sinagoga. La città si è stretta intorno alle vittime dell'attentato, ma cerca anche un angolino dove tornare a sorridere. E così, piano piano, giorno dopo giorno, si ricomincia a parlare della magica Roma, del possibile rientro di Ancelotti e di Pruzzo che non segna. Ed è già domenica e si va all'Olimpico contro il Cesena. Tutti applaudono per il rientro di Ancelotti. Quando uno rientra dopo un anno ti colpisce tutto, insomma. Lo stadio pieno, sono le cose che poi mancano di più quando uno è infortunato. Ora la Roma gioca veramente a memoria. E con Pruzzo che ritrova il gol, è finalmente sola e prima in classifica. Io in area di rigore non ci volevo nessuno, per cui come entravo in area di rigore o per fare gol o se no alla larga perché era il mio territorio e me lo tenevo ben stretto. Genovese di Crocefieschi, senza peli sulla lingua, Pruzzo per i suoi compagni è brontolo. Dovevi stare attento a tutto, dovevi stare attento all'albergo, dovevi stare attento a quello che si mangiava, a quello che gli dicevi, insomma se la prendeva un pochino per tutto, rompeva le scatole a tutti, però
buonissimo e simpaticissimo. Un bomber scontroso in aria come nella vita, che gioca e scherza con l'arte del lamento. Non deve essere facile stargli vicino. Per me il sacrificio più grosso al quale non mi sono ancora abituata è il ritiro. Anche se d'altra parte poi al ritorno tutto è bellissimo. È di nuovo come un incontrarsi per la prima volta, quindi c'è sempre un lato buono. Io non ci volevo andare a Roma, se devo essere sincero, perché a quei tempi avevo delle prospettive diverse. Poi è stata anche mia moglie così che dice, ma no, ma dai, vedrai che ci troviamo bene, poi Roma come città offre molto. Adesso posso dire che è stata una scelta migliore, non potevo fare. A Roma Pruzzo diventa Pruzzo Gol, due volte capocannoniere. L'anno dello scudetto sorprenderà tutti con questa dichiarazione. Fare gol non mi diverte più. D'ora in poi giocherò soltanto per la squadra. Se continuerò a segnare, bene, se no chi se ne frega. Settima di campionato. È il grande giorno di Juventus-Roma. La Roma arriva alla sfida diretta in vantaggio di 3 punti ed è ben decisa a vendicare le tante delusioni subite. La rivalità con la Juventus in pratica arrivava dagli anni precedenti, perché due volte, una rivolta arrivata seconda a Roma con un gol di Turone, non so, annullato a Torino, l'altra volta è arrivata terza, perciò c'era questo, così, non astio, però rivalità con la Juventus per riuscire a vincere qualcosa. Al quarto minuto il tacco di Conti colpisce distinto il pallone, che sfiora l'arbitro De Lia e arriva a Maldeo. Chierico è rapido, batte con freddezza Zoff. Chierico trafigge al cuore la Juventus e fa esplodere tutta la sua gioia. Il comunale ammutolito è una fortezza espugnata. I bianconeri, feriti nell'orgoglio, reagiscono, ma sono confusi e nervosi. Il primo tempo finisce con i giallorossi in vantaggio per 1-0. In classifica, la Roma precede di 5 punti la Juventus. La Juve, nonostante tutto, è una grande squadra. I bianconeri tornano in campo più concentrati. E dopo 4 minuti, Michel Platini segna il più facile dei gol. Ora è la Roma ad essere confusa e la Juventus non si ferma. Il difensore Scirea si porta in avanti. È l'uomo in più dell'attacco bianconero. Juventus 2, Roma 1. E ora un solo punto divide i bianconeri dalla capolista. Per la Roma è solo delusione e amarezza. Ci siamo rimasti male, però, come ti ripeto, il martedì poi eravamo contenti perché la squadra c'era e aveva fatto una buona partita. Il 31 ottobre all'Olimpico arriva il Pisa. I giallorossi non hanno alternativa, devono assolutamente vincere e ritrovare fiducia e coraggio dopo la sconfitta di Torino. Ma l'attaccante pisano Todesco segna l'1-0 per i neroazzurri. Per la Roma è una doccia fredda. Sembra incapace di reagire. Ci siamo guardati negli occhi, come appunto si faceva, e siamo riusciti a rimontare questa partita. A 15 minuti dalla fine, la Roma è ancora in svantaggio. Mi sono inserito dentro l'area, sono stato falciato, rigore. I giallorossi assaltano la porta del Pisa. Maldera tira da lontano. Pruzzo è al posto giusto. Pruzzo in quella partita toccò poche palle e le toccò alla fine e fece gol però. Maldera non si ferma. Su punizione trova uno splendido gol. Pensavano a Maldera come un ferro vecchio, ma che fai, viene a Roma, come in passato hanno fatto altri giocatori, a prendersi qualche soldino. E a prendersi un po' di sole. La grande paura è passata. La caccia allo scudetto è già ripartita. Dopo il pareggio di Catanzaro, il 12 dicembre la Roma ospita l'Inter con 1 punto di vantaggio in classifica. I neroazzurri vogliono vincere. Ma dopo mezz'ora Paolo Roberto Falcao sorprende Bordeaux e fa esplodere l'Olimpico. La sua è una rete importante.
Nel secondo tempo i giallorossi non si fermano. Conti, Nela, Iorio. La partita finisce 2-1. La Roma è ancora al comando del campionato. Poi arrivano un pareggio ad Avellino, una vittoria contro il Genoa e la trasferta di Torino contro i Granata. Per l'ultima giornata del girone d'andata, la Roma pareggia e diventa campione d'inverno. Io per tutto l'anno ho giocato con una catenina, con un amuleto che ci regalò Mario Maggi, che poi oltretutto era questo amico di Lidl, dove facciamo i tanti ritiri, il famoso mago, se vogliamo, questa persona che aveva un ottimo rapporto con Lidl, e non ho mai tolto questo amuleto perché ne ho vinto il mondiale l'anno prima, ho vinto lo scudetto l'anno dopo, e è stata per me una continuità che ho sempre avuto e l'ho portato. Tutta Roma discute di tattiche e strategie, zona e catenaccio. Ma per lo svedese di ghiaccio, le geometrie razionali di Falcao e di Di Bartolomei devono dialogare con le stelle. Per ogni campione, dopo la tecnica arriva l'astrologia. Questo ci racconta Nils Liedholm. Pelé è mezzo bilancia e scorpione. Il Maradona è scorpione, Van Basten è scorpione, Nordahl è bilancia, Totti è bilancia. Io sono la bilancia come lui, no? Quindi per lui la bilancia è l'artista, no? E quindi sono stato fortunato, meno male. Era un finto svedese perché era uno degli allenatori più superstiziosi che io abbia mai conosciuto, perché tu non puoi pensare che uno svedese abbia dei problemi di superstizione, ma lui invece era così. Lidholm era uno che non voleva mai i fiori dentro lo spogliatoio. Bah, per quanto mi riguarda, lui si sedeva sulla mia maglia. E quando c'erano tutti i ragazzi per il riscaldamento, tutto lo spogliatoio si faceva, e tutte le scarpe che si lasciavano lì buttate, lui le trovavi sempre tutte dritte. Lidholm trasforma la Roma in magica con l'aiuto del mago Mario Maggi, etrusco di Tarquinia. 5 anni di legione straniera, veggente e pranoterapeuta. 2 giorni prima di ogni partita, Nils si consigliava con me per avere la formazione, e se qualcuno non mi andava, io lo facevo cambiare. Se non mi andava, nel senso che credevo che quel giorno non era la sua giornata. Gli amuleti li ho fatti per gli amici intimi, non per tutti. Tipo Conti, tipo Falcao, un amuleto carico di energia che dà sicurezza e energia ai giocatori. Ma un amuleto non si può, però è una cosa che conservo e che mi ha portato fortuna, se questo si può dire. Lui è il più grande guaritore. Io l'ho conosciuto quando sono arrivato al Milan. E gli dissi tutte le malattie che aveva, allora sto scioccato, avevo un'ulcera, gliela guarì. E mi ha guarito in 3 sedute. E allora io sono diventato un fan suo. Però lui crede solamente in me. Lei deve pensare, giocavamo contro il Verona, mi disse, siamo fiacchi, ci vorrebbe la neve, e venne la neve. Appena è possibile, i giallorossi partono per allenarsi a Busto Arsizio. Lidholm vuole che i suoi ragazzi stiano vicini alla casa del mago. Questo è il campo Michalizzi di Biennate, dove veniva la Roma a allenarsi quando giocava contro la Juventus, contro il Milan e contro l'Inter, negli anni di Lidholm. E noi partivamo addirittura il mercoledì in treno, perché lui... non so, piaceva partire in treno, mercoledì fino alla domenica si stava in ritiro lì a Busto con Maggi, e quindi portava bene. E siccome porta bene, Busto Arsizio diventa una tappa obbligata che costringe la squadra a improbabili viaggi. Ad è vero che quando ci siamo trovati all'aeroporto di Milano,
gli aeroportuali ci hanno detto: ma come mai siete qui? Voi per andare a giocare a Cagliari fate Roma, Milano, Cagliari il sabato, invece eravamo stati in ritiro in una località dove spesso e volentieri, insomma, portava bene. Se il gioco a zona appartiene alla storia del calcio e all'Idolm, anche il mago ha qualcosa da dire. Gli ho detto: ma facciamo la zona, ma tu me la garantisci? Te lo garantisco io. E così è nata la zona. Mi svegliavo il mattino e a Bruzzo o Lido gli davo il risultato della giornata. E se mi impegno io di mandare una squadra in B, io ho dei poteri per poterla mandare là così male che se non vanno in B vanno sulla linea. È il 16 gennaio 1983. La Roma è in testa alla classifica e aspetta a Sorniona l'arrivo del Cagliari all'Olimpico. I barboni pranzano sotto San Gregorio e i gatti danno la caccia al topo. Tutti sembrano soddisfatti. La Roma è ormai una macchina perfetta. Contro il Cagliari è una passerella di tiri e parate che rallegra i cuori dei tifosi e che finisce con una irresistibile discesa di Nela e un bel gol di Falcao. Ma non sarà così con il Verona, che insegue a solo 2 punti di distanza. La partita di Verona io la reputo molto importante, perché noi ci presentammo a quella partita con Paolo Roberto Falcao, che era stato squalificato la domenica prima con il Cagliari. La Roma segna subito con Iorio, ma il Verona risponde con determinazione. Panna scende sulla sinistra, cross al raso terra, arriva dalla parte opposta Penso, sigla il pareggio e la nona rete. A decidere la partita è una grande parata di Tancredi. Lui si è girato subito, l'ha stoppata, ha tirato subito e io da terra praticamente gli sono saltato addosso e la palla, diciamo, con una grandissima dose di fortuna mi è rimasta addirittura attaccata tra le mani e il petto. Va tutto bene. La Roma vince con la Sampdoria e a Genova una brigatista si pente e si fa suora. Tutto fila liscio, anche se la paura di non farcela abita sempre là dove fortuna e vittoria si tengono alla larga. Ma contro il Napoli, all'Olimpico, è davvero festa. Comincia Diaz per il Napoli. Ma per la Roma ci sono Nela, Ancelotti, una bomba di Di Bartolomei, e Di Bartolomei 2. È questa la bella Roma del Barone. Lidl mi ha sempre detto: è la palla che deve sudare, perché facevi i momenti giusti al momento giusto e con i giocatori che avevano grandi doti tecniche, era la palla che camminava al momento della trovavi lì. Immaginatevi un grappolo di bambini e tire molla e spinte su un praticello segnato da 2 pali e una rete incerta. Metteteci dentro un'incontenibile gioia di vivere e ci ritrovate intatta l'anima giocosa e proletaria di Bruno Conti. Quando ho cominciato a giocare in Serie A non è che ho avuto questi grandi guadagni, nel senso che forse non ho neanche saputo gestire le situazioni, forse era talmente la voglia che ho di giocare al calcio che in quei tempi non è che si guadagnava magari a certi livelli, però tutto quello che si guadagnava era per la famiglia, era per la casa, era per l'affitto di casa. Non posso mai dimenticare, cioè la mia famiglia non è una vergogna, quando si faceva lì dal pizzicarollo c'era le segnate per andare a mangiare, trovare le segnate, poi si andava a pagare dopo un mese, dopo 20 giorni si vendeva. È una Roma semplice e pulita quella che ci racconta Bruno Conti e che trascina tutti nel sogno scudettato. Dopo
Domenica 6 marzo, 22esima giornata. All'Olimpico c'è una grande festa colorata di giallo e di rosso. La Roma ospita la Juventus. 5 i punti in classifica che dividono la prima dalla seconda. Il presidente Viola omaggia i due campioni del mondo, Bruno Conti e Antonio Cabrini. Lidl sostituisce Proasca, Iorio e Maldera con Nappi, Righetti e Valigi. La Roma vuole vincere davanti al suo pubblico. Al decimo minuto, Scirea, senza pensarci troppo, atterra Ancelotti. Punizione, batte Falcao. Ma in porta c'è Zotto. La Juventus deve vincere, ma non riesce a tirare una sola volta in porta. I giallorossi giocano meglio, con più fantasia. Al 24esimo minuto c'è un gran numero di colpi. Tardelli, Platini, Boniek e Bettega sembrano a corto di idee e il primo tempo se ne va così, 0-0. E proprio il brasiliano rientra in campo deciso a vincere, trascina i suoi all'attacco. Al 60esimo minuto vola verso il cielo e colpisce di testa la palla del vantaggio giallorosso. I punti di distacco in classifica diventano 7. Tutto l'Olimpico esplode di gioia, perché gli eterni rivali sembrano sconfitti. La Roma inizia a sentirsi lo scudetto cucito nel petto. Intanto la radio racconta di Inter e Verona in affanno. L'entusiasmo mette le ali ai piedi di Ancelotti, che serve a Iorio la palla del 2-0. Ma il suo tiro carezza beffardo il palo. La palla non entra. E nel calcio chi sbaglia paga. La Juventus lo sa e reagisce. A 7 minuti dal termine, Platini può tirare una punizione. Sembra la cronaca di una morte annunciata. Magari si temeva meno il collettivo o il singolo, si aveva però una paura fortissima e grandissima attenzione a non commettere falli al limite dell'area, dove sapevamo che Platini era micidiale. Io ho messo troppi uomini in barriera, praticamente mi sono messo vicino al palo di mia competenza e Platini non ha fatto altro che scavalcare la barriera e non era neanche un tiro forte. Michel Platini, genio olimpico, 1-1. Non basta. Due minuti dopo la difesa romanista si ferma, chiedendo un presunto fuorigioco proprio di Platini. Ma il francese invece non si ferma e dal fondo crossa. Brio schiaccia in rete. La Juventus vince incredibilmente 2-1. Tutto l'Olimpico crolla nello sconforto. La gioia si trasforma in tensione. I giocatori della Juventus scappano negli spogliatoi. Quelli della Roma vorrebbero ribellarsi, ma non possono. Bjerkevud si sfoga così al microfono del giornalista Icardi. Bjerkovod, a un quarto d'ora dalla fine qualcosa si è inceppato, sì, che cosa? No, non si è inceppato niente, se l'arbitro non finisce fuori gioco per forza fa una gol. Siamo entrati nello spogliatoio e nessuno parlava e in questa occasione neanche Lidl all'inizio ha cominciato a parlare. Quando c'è stata quest'area un po' cuba, nel senso che nessuno, si era lì seduti sulle panchine, nessuno voleva farsi la doccia, nessuno si voleva spogliare, silenzio totale. Falcao disse, non ti preoccupare, lo diceva un po' a tutti, ma a me me lo disse perché io mi sentivo un po' in colpa per questo gol che avevamo preso, se non ti preoccupare perché a Pisa io farò gol e vinceremo la partita. È lunedì 7 marzo e Tancredi si sente in colpa per il gol subito con la Juve. Falcao lo tranquillizza. Vista dal Gianicolo, Roma è bellissima. E anche i gatti sanno che domenica contro il Pisa ci si gioca lo scudetto. Lidl ha deciso di non parlare con i giocatori della sconfitta per aumentare la loro capacità di reazione, dirà poi. Intanto sono 20.000 i tifosi che partono per Pisa. E Falcao mantiene la promessa. Quando parlava il capitano, tutti stavamo lì, in silenzio, ad ascoltare. Era un vero leader. Il capitano è Agostino Di Bartolomei. È suo il gol che sancisce la vittoria della Roma sul Pisa. Ma quella di Agostino è una storia che vogliamo raccontare cominciando dalla fine.
la sera prima eravamo stati con tutti i nostri amici, i cugini, eravamo qui a cena, eravamo tante, tante persone care. E per cui Agostino è andato a letto verso l'una e mezza, dopo una passeggiata che abbiamo fatto tutti quanti sul porto, è andato a letto e io mi sono svegliata alle 8:30 sentendo un colpo di pistola. Quel giorno è passato molto in fretta. È passato molto in fretta perché, ecco, come diceva anche mia madre, mio padre non è quel momento, non è quell'attimo, non è quel brutto ricordo. Mio padre è tutto quel sogno che è stata la nostra famiglia prima e che è stata e che è anche ora. Perché io sento molto mio padre, lo sente mia madre. Abbiamo un rapporto del quale manca quasi solo la corporeità. Mi piace ricordare Agostino nella sua allegrezza, nella sua generosità e nella sua maniera di essere, però non nascondo che sono ancora un po' incazzata con lui, insomma, perché sicuramente questi anni non sono stati facili. Anche perché, diciamo, la famiglia del suicida sente quasi il dover chiarire ad altri una cosa che non riesce a chiarire neanche a te stessa. Se io chiudo l'occhio, li vedo Agostino che gli sto insegnando a giocare, lì. Sulla sabbia. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione. Tra parrocchia e periferia, tra sabbia e cemento, Agostino cresce con un sorriso triste e un formidabile tiro al pallone. Di solito quando c'era un rigore, subito tutti a far la conta, no? Per chi tirava. Quando giocava Agostino, no, specialmente se era una partita importante, subito tira Agostino. Perché aveva un tiro forte che poi mi hanno detto che ha conservato anche poi da grande. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. Agostino è il capitano, ha 9 anni in parrocchia, ha 24 nella Roma di Lidolm. Sempre con quel sorriso triste di chi prende tutto sul serio e una felicità che stenta a venire fuori. Agostino probabilmente non ha mai dimostrato l'allegrezza vera che aveva dentro al raggiungimento dello scudetto, il sogno di tutta la sua vita, romano, romanista e capitano di questa Roma scudettata. Però c'è un episodio che può forse dare il senso di quello che aveva dentro, quando fa il giro di campo con i compagni e piuttosto che tirare i fiori ha tirato un cesto di fiori alla folla che lo acclamava. Per questo penso sia sintomatico. Poi che è successo? È andato via dalla Roma, ma non è che è andato via per sua volontà, questo sia ben chiaro. Non voglio commentare come, perché, ma qui dice tutto. Ciao capitano, non mi sento sconfitto, possono togliermi la Roma, ma non i suoi tifosi. Dice tutto, insomma, è lui che parla. Vero è che in questo mondo così frettoloso bisogna avere anche il coraggio di chiedere in maniera molto chiara e netta, piuttosto che lasciare intendere. Agostino era quel gentiluomo tale che pensava che gli altri potessero capire tra le righe. Bell'amore, non mi lasciare. Il capitano se ne va. La Roma non ha più bisogno di Agostino e con lui si ammaina la bandiera di quella squadra magica e sorridente. Agostino era un capitano che parlava di luce e colore con Guttuso. Un capitano coraggioso e introverso, sempre in equilibrio, sempre per la squadra, purtroppo quasi mai per se stesso. Il 30 maggio 1994 morirà sparandosi un colpo di pistola. Agostino è stato per tutti noi il nostro capitano. Per me è stato il mio capitano. Thank you.
Con il successo di Pisa, la Roma può di nuovo credere allo scudetto e insieme alla Speranza riprende il duello a distanza tra bianconeri e giallorossi. È il 20 marzo 1983, 24esima giornata. Roma e Udinese si affrontano a viso aperto. È una partita difficile. La Roma in casa rischia di perdere e la Juve di vincere. E invece per entrambe è solo un pareggio. La continuità e la qualità del gioco della Roma dipendono in gran parte dal centrocampo. La ragnatela di Lidolm può contare su tre protagonisti assoluti. Paolo Roberto Falcao, trascinatore e autore di gol decisivi, Herbert Prochaska, che da bravo austriaco garantisce ordine e disciplina, e Carlo Ancelotti. Il bimbo, lo chiamano così per i suoi occhi azzurri e il volto innocente, in campo è un combattente coraggioso nonostante abbia poca esperienza. L'impatto, beh, insomma, è stato abbastanza traumatico, soprattutto l'arrivo a Roma. Mi ricordo che ero arrivato in stazione, ero arrivato vicino alla sede il primo giorno del ritiro, c'era un mare di gente, cosa che a Parma era impensabile. E quindi il primo periodo fu abbastanza traumatico. E dopo, piano piano, col tempo, mi sono trovato molto bene in quella città. Carlo Ancelotti aggiunge al centrocampo potenza e lucidità, ma sono soprattutto la sua intelligenza tattica e la sua forza di volontà a farne un giocatore unico. Una forza di volontà che gli consente di uscire dall'incubo del grave incidente al ginocchio, che lo tiene lontano dal campo un lunghissimo anno. E a 20 anni, 12 mesi non passano mai. Eppure Ancelotti ce la fa. Quando Lidolm decide che è arrivato il suo momento, si fa trovare pronto sia fisicamente che psicologicamente. E in campo riprende a lottare come se niente fosse successo. Firenze, 27 marzo 83, 25esima giornata. La Roma tenta di nuovo la fuga. Dopo aver chiuso il primo tempo con la Fiorentina sull'1-1, al 63esimo si guadagna un rigore. Al dischetto va Herbert Prochaska. Il nostro rigorista è stato sempre Roberto Pruzzo, però da questa partita mi sembra lui si infortunava e non c'era più in campo. Ho tirato solamente questo rigore, però è un rigore importante. Io giocavo sempre come anche Falcao e gli altri con la testa in alto. Herbert ha fatto con grande continuità un lavoro incredibile sia in fase di interdizione ma soprattutto di costruzione, che era la sua semplicità che poi ti mandava in gol facilmente, e di quello se ne è parlato poco. Prochaska è il classico portatore d'acqua, corre per gli altri, non fa sognare i tifosi ma raramente perde la palla, non gioca di fantasia ma non sbaglia mai un passaggio. È un giocatore invisibile ma fondamentale, dimenticato troppo presto. Prochaska arriva a Roma accompagnato da molto scetticismo, perché è messo alla porta dall'Inter senza tanti complimenti. L'arrivo di Prochaska c'erano dei dubbi, perché si parlava anche fra di noi, ma a livello di battute, ma una società come l'Inter, che manda via un giocatore o dà via un giocatore, ma ci deve essere un motivo. Eppure Lidolm punta su di lui per realizzare il gioco a zona. Noi abbiamo molto lavorato nella preparazione prima, nel ritiro anche, e dopo, quando è cominciato il campionato, la squadra ha funzionato dalla prima partita fino alla fine. L'arrivo a Roma per Prochaska non è soltanto l'occasione per valorizzare le sue qualità, ma è anche la possibilità di realizzare un sogno cullato da bambino. Dopo un paio di settimane mi ha detto il presidente: va bene Prochaska, tutta la squadra con la famiglia e così andiamo al Papa. Io sono stato contentissimo e ha detto, io ho parlato con la squadra, però lui mi dicono: ma che vai da solo, perché noi siamo stati lì 3 o 4 volte. Saranno forse le preghiere di Prochaska che aiutano la Roma a concludere bene la partita a Firenze.
Al 79esimo, se la Roma sta vincendo, la Juventus non è da meno. A Torino c'è il derby e la vecchia signora è tranquilla sul 2-0. Ma nel calcio si sa, in 5 minuti può succedere di tutto. E a 5-6 minuti dalla fine, Carletto, nel tentativo di liberare l'area, ha tirato quasi sotto l'incrocio dei pali, sono andato in volo, non ci sono arrivato. 2-2, e lì un pochettino di timore perché la Juventus in quel momento stava vincendo, invece poi si è ribaltato tutto. C'è stato il crollo pauroso della Juventus, il ritorno del Torino e alla fine in 5 minuti il Torino ha vinto la partita. Grazie Torino. Dopo lo scampato pericolo è il momento di battere l'Avellino. Con Falcao in squadra è un gioco da ragazzi. In Brasile Falcão ha già vinto molto con la maglia del Porto Alegre, ma quando arriva nella capitale non ha la fama del campione. È durante la prima partita, appena comincia a danzare con il pallone, che l'amore dei tifosi esplode e non l'abbandonerà mai più. È lui l'immagine della riscossa giallorossa dopo anni di grigiore. E di motivi ce ne sono. Mette la sua straordinaria tecnica al servizio della squadra. Fa da balia ai giovani. È in attacco e in difesa, inventa, tutto passa attraverso di lui. Un grande professionista, un grande giocatore, poco incline ai rapporti extracalcio, cioè voglio dire, con noi non è che usciva, che lo vedevamo tanto dopo il lavoro, lui si faceva una sua vita per conto suo, però era un grande professionista, un grande trascinatore. Io mi trovo molto bene con Falcao, perché diciamo così, nella Roma è stata una squadra di molte stelle, però nessuno ha giocato come una stella. È intelligente, raffinato, bello e conteso dalle donne dei salotti romani. Come i veri divi si fa desiderare e impone i suoi tempi. Ciao Paolo, come stai? Sono Francesca, tutto bene? Benissimo. Senti Paolo, vieni poi domani, spero, eh? No, domani sera non puoi mancare, guarda, ci siamo tutti quanti, belle donne, fantastiche, aspettiamo solo te. Cerca di portare anche Bruno, tutto sommato, oppure Iorio, chi ti pare, Righetti, valigie, insomma, porta chi vuoi, comunque. Vieni te, Pato, e anche tua cugina. Va bene, è stato un po' privilegiato, però questo non sono state cose mie. Va e viene dal Brasile, spesso si allena da solo, eppure l'idolo lo lasciano fare. Per loro quello che conta sono i risultati, che con Falcao non mancano mai. Ancora oggi Falcao è l'ottavo re di Roma. Arriva così la 29esima giornata, la penultima. Al Genoa è sufficiente un pareggio per non retrocedere. Per la Roma il pareggio vuol dire scudetto. I romanisti a migliaia arrivano a Genova con la fondata speranza di vivere una giornata storica. Al 19esimo del primo tempo Conti batte un angolo magico. La palla è respinta sulla linea, ma il gol è comunque nell'aria. Di Bartolomei raccoglie il rinvio genuano. Finta sulla sinistra per poi inventare uno spiovente preciso per la testa di Bruzzo. Al 41esimo, sempre del primo tempo, il Genoa pareggia. Poi, sull'1-1, la partita scivola via senza particolari emozioni. Sugli spalti, e ai bordi del campo invece, l'emozione col passare dei minuti cresce sempre di più. Sono 41 anni che i cuori giallorossi attendono questo istante. Grazie Roma! Che si fa?
siamo stati veramente più forti sotto tutti i punti di vista. D'altronde il fatto di essere stati in testa dalla prima all'ultima giornata non può che dimostrare questo. Ma c'è grande entusiasmo per una città che arriva di nuovo a questo titolo dopo 41 anni. A Roma intanto la festa invade ogni angolo della città. Città era giallorossa, era festa sempre. È bello ascoltare i ricordi di colui che oggi è l'allenatore della rivale di sempre. Siamo passati qualche volta a testarci da nascosto per vedere cosa succedeva. Roma vive una settimana di felicità. La festa 30 ricordi. In attesa dell'ultima partita all'Olimpico contro il Torino. Apre le marcature Pruzzo trasformando un rigore decretato dall'arbitro Bianciardi per affidamento di Conti in acqua. Della Roma sono tanti, è la fantasia di Bruno, la forza fisica di Vierchiewut, la forza fisica di Nella, chilometri ne ho fatti tanti, il tiro di Bartolomei. Bravo, bravi, complimenti, ve lo meritate. Fino a qui la Roma del 1983. Oggi la Roma è campione d'inverno ed è la favorita per lo scudetto. I romanisti possono tornare a sognare insieme a Battistuta e a Cafu, Totti, Candelà, Del Vecchio, Montelli. La Roma dell'83 era composta da grandissimi giocatori e la cosa più importante a differenza è che quella Roma vinse il campionato. Noi siamo solo in testa per adesso e quindi abbiamo ancora molta strada prima di arrivare in fondo.